Adesso che siamo riusciti a visualizzare il nostro personaggio, possiamo andare anche un pochino a modificare il nostro widget in modo da renderlo un po' più carino. E quello che voglio fare appunto è mettere una selezione di personaggi tipica di un videogame, appunto di sparatutto, comunque che abbia una selezione adeguata. Quindi metteremo questa horizontal box in verticale e il nostro personaggio che attualmente appare qua dietro lo andiamo a mettere qui più verso il centro. Quindi prima cosa che facciamo intanto rimuoviamo un secondino questo pannello che appunto, ok, così almeno riusciamo a vedere per intero il nostro personaggio, tanto non ci serve, non compare in gioco. Poi, altra cosa che voglio fare, come vedete, ho portato in alto il nostro canvas con la nostra immagine, la portiamo un po' più in basso perché sì che deve stare dietro ai bottoni, ma adesso è proprio dietro a tutto, quindi anche dietro a tutti i vari background. Possiamo anche metterlo, direi, qua. Ok. Ora è passato di nuovo davanti ai tasti, quindi possiamo metterlo dietro il menu border. Ok, perfetto. Quindi come vediamo abbiamo i nostri pulsanti davanti al nostro personaggio, ma è passato appunto un po' più avanti in prima linea, in modo da poterlo visualizzare senza particolari effetti di background che prevedono magari appunto sfocature, eccetera, eccetera. Allora, altra cosa che possiamo fare è rimuovere un pochino lo sfondo perché sennò si vedrebbe quadrato. Possiamo tornare sul nostro overlay, andare a prendere il nostro componente di scena e per esempio se andiamo qua in questa sezione che si chiama dentro appunto il Scene Capture, sezione Advanced Flex, possiamo per esempio già rimuovere l'atmosfera. Salviamo. E torniamo al nostro character selection. Ok, vedete che è cambiata, è diventato trasparente. Allora, i due punti dove dobbiamo andare a lavorare sono praticamente il Lira Scroll Box, cioè questo contenitore qua. E al suo interno nell'horizontal box, cioè questa selezione qui. E questa è la prima cosa. Quindi andiamo nell'Lira Scroll Box, come vedete è orientato orizzontalmente e lo portiamo verticalmente e compare, come vedete, la linea di scroll. Ora non può andare su e giù perché ovviamente al suo interno c'è questo horizontal box che dovrà diventare verticale, quindi clicchiamo sull'horizontal box con il nostro tasto destro del mouse, replace e andiamo ad aggiungere un vertical box ed eccolo qui. Selezioniamo il nostro Lira Scroll Box. Lo possiamo intestare tutto a sinistra, come allineamento verticale possiamo anche metterlo per intero. Qui abbiamo andiamo nella sezione Vertical Box, che possiamo a questo punto lasciarla in tutta larghezza, mettiamo Fill e poi lo andiamo appunto ad aggiustare. Torniamo all'Ira Scroll Box e andiamo ad aggiustare un pochino magari anche proprio la linea perché in questo momento si trova al centro, quindi lo scroll box thickness è qua, possiamo intanto allargarlo un pochino, magari la facciamo un po' più grande, circa a 30. Poi la possiamo portiamo un attimo tutti i valori a 0, quindi ci ragioniamo meglio, bene, perfetto, si è attaccato appunto alla nostra immagine, la stacchiamo un pochino. 20, farei anche un 30, ok, in modo da dare un po' d'aria a queste immagini e poi possiamo ancora andare direttamente nei vari bottoni, quindi li selezioniamo tutti e qua in alto nella sezione dettagli appunto gli possiamo impostare una grandezza differente, quindi io direi di dargli un 700x400, state attenti alle
alle impostazioni appunto della grandezza perché può schiacciarvi o allargarvi troppo appunto le scritte e poi appunto rimane brutto. Ok, quindi adesso abbiamo il nostro scrollbox verticale, possiamo andare a spostare anche il nostro canvas con la nostra immagine, quindi questa la intestiamo invece verticalmente su tutta la lunghezza e orizzontalmente invece la portiamo tutta a destra. Andiamo a modificare anche il padding, facciamola un po' più piccola, possiamo mettere un 150 e nel bottom mettiamo 100, ok, più o meno è centrata. E possiamo anche andare a modificare l'immagine. Quindi già ancorata al centro, possiamo ingrandirla un pochino, quindi 900x900, possiamo anche impostarlo qua, ok, e poi andiamo a posizionarla, ci muoviamo direttamente manualmente che facciamo prima, più o meno al centro della nostra selezione, quindi io farei una cosa del genere e una cosa del genere. Ok, andiamo a fare un piccolo test, vediamo cosa è cambiato. Ok, in questo momento abbiamo quello che volevamo, quindi un'immagine col personaggio un po' più centrale e il nostro scrollbox un po' da sistemare qua sulla sinistra. Come vedete in fondo arriva giusto, mentre in alto appunto rimane uno spazio vuoto, quindi questo adesso lo andiamo a sistemare e poi toglieremo ovviamente anche il background e metteremo il nostro personaggio, quindi facciamo queste piccole cose e poi andiamo avanti. Allora, per il nostro personaggio possiamo tornare nel nostro overlay, blueprint overlay, andare nel viewport, ci spostiamo lateralmente e iniziamo un pochino a lavorare magari con la telecamera, quindi possiamo abbassarla un pochino. Possiamo avvicinarla o semplicemente dargli un'impostazione di possiamo andare su projection e abbassare un pochino il field of view, quindi magari metterlo vediamo, 70. Ok, si è avvicinato di parecchio, insomma potete un pochino ancora diciamo lavorare con la telecamera finché non trovate le impostazioni che più vi piacciono. Ok, lo sistemiamo poi dopo, piccoli dettagli, tanto dobbiamo ancora aggiungere l'immagine. Quindi torniamo nel nostro character selection, vediamo come sistemare questa situazione dello scroll box. Apriamo il padding e qua portiamo a zero questo top che appunto era già aggiunto di base, quindi lo eliminiamo e dovremo aver raggiunto il nostro obiettivo. Ok, quindi lo scroll box, come vedete, adesso va da cima a fondo perfettamente. Non si possono ancora selezionare i personaggi, ovviamente, ma questo lo vediamo tra un attimo. Facciamo ancora una piccola modifica perché va giù in maniera troppo lenta e troppo fluida, non mi piace, preferirei più una situazione a scatti. Quindi torniamo sull'ira scroll box, torniamo sempre nella nostra parte appunto dello scroll. Andiamo su Wheel Scroll Multiplayer, mettiamo che sono 20. Ora è troppo, va su giù troppo rapidamente, quindi abbasserei un attimino anche a 10. Quindi va su e giù di 10 casaldine per volta. Ok, ora è un po' più gestibile, però potete anche abbassare ancora a 5, direi che però a me piace proprio così, quindi lo lascerò in questo modo. Andiamo sulla nostra parte graph design, quindi sempre dentro il character selection, e iniziamo appunto a far comparire in gioco in campo il nostro giocatore. Quindi ci facciamo un pochino di spazio. Andiamo a richiamare appunto il nostro blueprint overlay che contiene i nostri personaggi come abbiamo visto, quindi get all actor of class
in questa casellina scriviamo overlay. Andiamo a recuperare tutti i nostri personaggi appunto da un loop, quindi for each loop, e una volta che abbiamo il nostro personaggio lo possiamo promuovere a variabile in modo da creare una referenza che ci può servire più avanti. Quindi promote to variable, la colleghiamo e questa variabile la rinominiamo character reference. Andiamo a prendere appunto questo adesso la nostra referenza, quindi come se utilizzassimo direttamente questo blueprint, e ci serve il componente di scena. Quindi torniamo qua dall'array, diciamo, componente 2D, di questo componente dobbiamo impostare ovviamente la nostra texture, quindi texture target, e questo texture dobbiamo ovviamente farlo comparire nel nostro render. Quindi facciamo ancora un po' di spazio, questo lo possiamo collegare qui, e qui appunto andiamo a cercare create render target 2D. Ok, la impostiamo a 1024x1024, che è poi la risoluzione che ci comparirà nella nostra schermata di selezione, che è la stessa che dovremmo aver impostato nell'overlay, che abbiamo 1920x1920, l'abbiamo un po' scalata, ma volendo possiamo anche riportarla. Esatto, mi sono perso, possiamo anche riportarla qua a vedere che succede appunto. Al massimo la riscaliamo se è troppo grande. Ok, quindi abbiamo impostato la nostra texture che deve comparire nel nostro character selection, ovviamente con il nostro, cioè deve essere collegato al render. E qui mi sono sbagliato, ma allora qua create render target 2D. Ok, non so perché devo aver cliccato in maniera sbagliata. Ok, quindi questo lo colleghiamo come dicevamo prima, e qua andiamo a impostare 1920x1920. Impostiamo il materiale appunto per rendere visibile il target, quindi possiamo andare a scrivere create Dynamic Material Instance, dove conterà ovviamente, andrà a richiamare il nostro materiale texture. Quindi clicchiamo sul materiale, lo selezioniamo e clicchiamo su questa freccetta per inserirlo, se non volete cercarlo dalla tendina. E questo materiale ovviamente dovrà poi riportare la nostra immagine 68, che è ovviamente l'immagine che contiene il nostro personaggio, immagine 68. Torniamo su graph, settiamo anche questo come materiale, quindi set brush from material, come vedete serve un po' di spazio, quindi torniamo ancora un po' indietro, e come materiale ovviamente gli diamo la nostra istanza, e impostiamo anche i parametri, che quindi li possiamo prendere direttamente dal materiale. Quindi set parameter value
valore appunto sarà il nostro, dove siamo finiti? Il nostro parametro, che possiamo chiamarlo render, quindi lo possiamo copiare, adesso ha un nome, selezioniamo, lo copiamo, torniamo al character selection e lo incolliamo qua perché deve fare riferimento appunto al nostro render, quindi a quell'immagine. E il valore appunto di questi parametri devono essere relativi alla nostra texture, quindi li andiamo a prendere da qui. Ok, dovremmo avere più o meno tutto. Ed eccoli qui. Abbiamo tutti i nostri personaggi ovviamente insieme, perché al momento li vediamo tutti insieme. I tasti ovviamente funzionano, si illuminano e tutto quanto, ma non possono selezionare il nostro character preferito. Quindi questo è il prossimo passaggio che facciamo. Chiudiamo, torniamo su Character Selection, sezione Graph, e quello che si occupa appunto della selezione dei personaggi è i tasti di selezione personaggi, quelli che abbiamo prima attivati, quindi andando su Grace Button e attivando la parte del clicked, e quando vengono cliccati appunto al momento abbiamo una selezione dei quattro personaggi che abbiamo assegnato nello scorso tutorial. E tutto viene riportato ovviamente sul server, quindi facciamo un po' di spazio e qui dobbiamo semplicemente dire quali blueprint dobbiamo attivare e quali disattivare, perché come abbiamo visto li abbiamo tutti insieme, dobbiamo rendere invisibili quelli che non ci servono e visibili quelli che ci servono. Possiamo prendere direttamente i nostri bottoni. Li portiamo tutti nella view, tenendo premuto CTRL lo facciamo un po' prima, quindi teniamo punto CTRL, selezioniamo i personaggi, li trasciniamo. Ok, poi creiamo un nodo di visibilità, is disable, set, perché appunto dobbiamo impostarlo. Ne facciamo ovviamente uno per personaggio. Quindi CTRL D, CTRL D, CTRL D, e iniziamo ad abilitare i personaggi che ci interessano. Quindi in questo caso abbiamo il tasto di Grace, verrà abilitato, quindi lasciamo libero lo spazio disabilita, mentre l'andiamo a riempire, a cliccare negli altri personaggi. Facciamo lo stesso per tutti i personaggi, ovviamente abilitando quelli che ci servono. Quindi CTRL D, CTRL D. CTRL D, in questo caso abbiamo Greg, quindi disabilitiamo Grace, abilitiamo Greg, con Orla facciamo uguale, quindi disabilitiamo Grace in tutti che non ci serve, e qui abilitiamo Orla e qui abilitiamo Wallace. E resettiamo anche i materiali perché altrimenti andrebbero ad intersecarsi uno con l'altro, quindi reset materials. E i materiali che vogliamo disabilitare appunto sono quelli dei nostri personaggi che non ci servono, quindi Greg, Orla e Wallace, e facciamo lo stesso ovviamente per tutti i personaggi. E infine colleghiamo ovviamente i nostri nodi che abbiamo sganciato prima. Andiamo a lavorare ora direttamente su il pulsante di selezione. Content browser, widget, menu, gira tile button, eccolo qua. Questo lo possiamo anche un attimo chiudere. Ci servono. Andiamo nella parte graph e appunto dobbiamo questa è la parte che si occupa anche della sovrapposizione, quindi quando si illumina il passaggio e tutti gli effetti annessi. Quindi dobbiamo anche qui dirgli che deve resettare
materiali, quindi Reset Materials, che è una funzione che trovate qua di lato se non ce l'aveste aperta. Creiamo un po' di spazio e appunto aggiungiamo un nodo di sovrapposizione. Quindi clicchiamo on Red. E aggiungiamo un'animazione di reverse. Ok, qua poi ovviamente c'è tutta la struttura che riguarda il tasto, se ve la volete vedere è abbastanza facile da comprendere. E andiamo a gestire appunto adesso tutta questa sovrapposizione che abbiamo impostato di nuovo nel Character Selection, quindi andiamo in uno spazio, vediamo dove ce lo mette, e andiamo sul nostro bottone e appunto andiamo a cliccare appunto il Overhead Unoverhead, quindi quando ci passiamo sopra e quando passiamo oltre, così facciamo per tutti i nostri personaggi. Qui verrà impostata poi una variabile di visibilità, quindi che dice che il personaggio deve essere più o meno visibile a seconda del passaggio o meno del mouse, che dobbiamo impostare dentro il nostro blueprint overlay. Quindi andiamo nella nostra paginetta qui a sinistra, clicchiamo su variabili e mettiamo una variabile per ogni personaggio ovviamente. Quindi partiamo da Grace. Possiamo chiamarla Grace is visible, duplicarla, e qua si chiamerà Greg. Andiamo nel nostro componente EventTick, che quindi lo troviamo su Event Graph, eccolo qui, EventTick, questi qua al momento possiamo anche disabilitarli, non ci servono. E qui appunto diamo un nodo di visibilità, quindi iniziamo a integrare i nostri personaggi. Quindi abbiamo Grace Body, Greg Body, Orla Body e Wallace Body. Impostiamo la visibilità come dicevamo. Iniziamo con Grace. E come nuova visibilità ovviamente gli diamo la variabile che abbiamo creato prima, quindi risulta visibile. Siccome abbiamo impostato solo il corpo appunto di Grace, dobbiamo anche andare a prendere tutti gli altri componenti, quindi get shield grand component, li selezioniamo tutti attraverso un array, quindi attraverso un loop, e anche a questi gli daremo la visibilità di Grace. Quindi set visibility, e ogni elemento ovviamente è preso da questo array e sono i componenti del corpo di Grace. E come dicevamo, gli diamo anche la stessa variabile di visibilità che ha il corpo. E facciamo lo stesso anche ovviamente per gli altri personaggi, quindi se possiamo benissimo selezionare tutto, Ctrl D, lo mettiamo in sequenza, come target aggiungiamo il corpo di Greg.
E come visibilità diamo la variabile di Greg. Mi basta trascinarla, aggiungerla nell'angolino e la cambia. Facciamo lo stesso anche per tutto il resto dei personaggi. Adesso che abbiamo impostato tutte le nostre variabili relative alla visibilità, torniamo su Character Selection, dove abbiamo appunto impostato il nostro bottone di base per la sovrapposizione, e gli dobbiamo dire che i nostri personaggi devono essere visibili o meno. Quindi prendiamo il nostro character reference, e dal nostro character reference, che fa ovviamente riferimento al nostro overlay, prendiamo queste variabili. Quindi possiamo scrivere visible e clicchiamo su set, quindi lo impostiamo su visibile e clicchiamo anche che deve essere visibile. Ctrl D, e quando invece siamo in unovered deve essere invisibile, quindi deselezioniamo la casella. Lo stesso appunto lo facciamo, ricordatevi appunto le referenze, questo lo possiamo anche lasciare più al centro, questo lo facciamo per tutti i personaggi, quindi character reference, e qui li avete tutti, oppure scrivete direttamente il nome che vi serve. Quindi in questo caso abbiamo Greg. E una volta che abbiamo tutti i nostri personaggi a posto, quindi che sono visibili e non visibili al passaggio del mouse, possiamo andare in test. Ok, eccoli qua. Come vediamo, abbiamo tutti i nostri personaggi divisi e tutti funzionanti. Quindi possiamo cliccare su uno, se clicco su uno poi ovviamente mi scompare la selezione, quindi ora andiamo a vedere come se riusciamo a ripristinarla. E posso selezionarne un altro, insomma vedete che fa un po' di problemi, fa un po' di bug, quindi andiamo a sistemare anche questa cosa. Andiamo di nuovo nell'IRA Tile Button. Andiamo su Event Graph, quindi dove abbiamo, diciamo, tutti gli eventi legati appunto, come vedete, overhead, unoverhead, clicked, selected, eccetera, eccetera. E qui andiamo appunto a modificare la nostra voce riguardo al click, perché vedevamo che quando cliccavamo appunto creava dei flash ma non selezionava niente. E quindi qui dove è disabilitato lo abilitiamo. E sempre qui nella sezione disabilitato mettiamo che se il click dovrebbe essere vero, dovrebbe appunto ridarci la nostra animazione di selezione, non so come chiamarla, quindi on overhead, quindi get on overhead. E gli diamo la nostra animazione, quindi play animation forward. E andiamo anche a sistemare un attimino il nostro character selection, perché prima vi ho erroneamente detto di resettare anche i materiali del personaggio che andiamo a selezionare, ma in realtà poi ci crea problemi, quindi conviene eliminare questi due nodi. Quindi per ogni personaggio andiamo a rimuovere la referenza. Ok, andiamo in test e qui ora dovremo esserci, quindi abbiamo il nostro ok, vedete che ora sono ricomparsi anche tutti i dettagli. Perfetto, quindi abbiamo il nostro scroll box dal quale possiamo selezionare il personaggio. Proviamolo subito, quindi selezioniamo per esempio Grace, torniamo indietro, andiamo a giocare e abbiamo Grace. Perfetto, quindi abbiamo anche gli altri personaggi, hanno anche il loro nome sulla testa che poi andremo a modificare.
Ok, proviamo subito un altro personaggio, quindi Wallace. Back, play, quick, play. Ed eccolo qui, abbiamo anche il nostro Wallace. Perfetto, io direi che a questo punto direi che possiamo anche chiudere, abbiamo tutti gli elementi per il primo capitolo, quindi come abbiamo visto i punti sono tanti, il video purtroppo è stato più lungo del previsto. Ma siamo finalmente arrivati al termine. Il prossimo passaggio appunto sarà iniziare a parlare di armi, inserire le armi. E ci vediamo quindi al prossimo tutorial e ciao a tutti, grazie mille per aver visualizzato il video.